E parliamo adesso dei vigili del fuoco di Messina. Il distaccamento sud a causa della burocrazia potrebbe rimanere una incompiuta, lo afferma Carmelo Barbagallo, il coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco Sicilia. Sentiamo. Distaccamento sud nel messinese. Da anni i consiglieri comunali Rinaldo e Villari battagliano per far sì che ciò avvenga. Come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia abbiamo inviato a tutti i governi regionali che si sono susseguiti negli anni dettagliate missive per far capire che in Sicilia necessita di rimpinguare l'organico e di aprire nuovi distaccamenti, non di chiuderli o farli rimanere chimera, come ad esempio Rocca Lumera, come ad esempio riclassificare Caltagirone, aprire la sede di Bagheria, aumentare gli organici del nucleo sommozzatori di Catania, oppure non far chiudere le sezioni navali di Catania e aumentare quella di Milazzo, sia la sede terrestre che quella portuale, ma la sede di Messina Sud deve essere assolutamente aperta, non deve rimanere una chimera. Noi come organizzazione sindacale e regionale battaglieremo e invieremo alle istituzioni regionali e nazionali missive per far sì che ciò avvenga. Non deve rimanere assolutamente un'incompiuta. Così come il distaccamento nord non può essere e non deve rimanere in quell'ospedale dismesso, perché Messina merita sedi efficienti ed efficaci. Ci vogliono le riclassificazioni e le aperture delle nuove sedi. Noi aiuteremo sia il consigliere Rinaldo e il consigliere Villari a far sì che ciò avvenga con la politica e con le istituzioni, perché non devono rimanere delle incompiute. Necessita di classificare tutta la Sicilia, perché gli interventi negli anni si sono moltiplicati. Le emergenze si susseguono, il nostro territorio è a rischio sismico, idrogeologico ed incendi. Pertanto vogliamo rispetto dalle istituzioni e vogliamo che le promesse vengano mantenute e non rimangano incompiute. Noi come organizzazione sindacale battaglieremo e ci metteremo la faccia così come abbiamo fatto in questi anni.